Mal di schiena. Non sempre il nostro mal di schiena dipende da una componente muscoloscheletrica e posturale, soprattutto in presenza di esami strumentali negativi, per esempio come l'ecografia e la risonanza magnetica. Quindi cosa intendiamo per stress e come può lo stress influenzare il nostro mal di schiena? Oggigiorno è difficile vivere una vita esente da stress, soprattutto per i ritmi che la società ci impone. Però nello specifico parliamo oggi di stress somatico. La scienza infatti afferma che nelle persone affette da dolore somatico e da mal di schiena c'è una diretta correlazione tra l'insorgere del dolore e un evento particolare traumatico di tipo psicosociale o di conflitto interiore, e infatti vanno a colpire direttamente la colonna. Il mio consiglio è quello di praticare una corretta alimentazione e attività fisica, cercare di riequilibrare i ritmi circadiani del sonno e magari, se tutto questo non dovesse bastare, chiedere aiuto ad uno specialista.